Siamo a Roma nel complesso monumentale di San Salvatore in Lauro per una serata veramente speciale. Questa serata è stata promossa e organizzata in collaborazione con l'Accademia Italiana Videogiochi per una sorpresa che non voglio svelarvi subito. Vorrei però chiedere a Luca De Dominicis, presidente dell'Accademia Italiana Videogiochi, appunto, cos'è innanzitutto l'Accademia, cosa si prefigge e qual è la sua missione? Grazie Raffaele. Innanzitutto dunque l'Accademia Italiana dei Videogiochi nasce 10 anni fa per formare ragazzi in programmazione e in grafica allo scopo di renderli figure abili a lavorare nell'industria del videogioco e dell'intrattenimento, quindi anche i film d'animazione. Sono 10 anni di storia che ci hanno portato a formare ragazzi, oggi lavorano in tutto il mondo, nelle più grandi software house. E dopo tanto sforzo, un grandissimo del cinema americano ha sposato la nostra causa. Quindi Anthony Christoph, che è il creatore di personaggi come Wall-E, Finding Nemo, Up, Cars e via dicendo, è diventato il direttore del Master di Art Direction della nostra Accademia. Quindi oggi raccontiamo che al corso di programmazione e al corso di grafica si aggiunge un terzo corso, che è quello di Art Direction, cioè formare quelle persone che dipingendo, disegnando, scolpendo ci fanno vedere i mondi da sogno che poi andiamo ad apprezzare al cinema o nei videogiochi. L'Accademia Italiana Videogiochi è una struttura quindi molto particolare. Avere un elemento di punta così straordinario come Anthony Christoph, che vorrei ricordare è un premio Oscar per la favolosa pellicola Alla ricerca di Nemo. Bene, questa serata sarà una serata un po' particolare. Tra un po' arriverà anche Anthony Christoph, siamo qui tutti per ascoltarlo, gli chiederemo forse qualcosa dei trucchi con cui si producono queste cose. Ecco, tu facevi riferimento alla grande mole di lavoro che l'Accademia produce per attrarre i giovani e per sfornare i giovani di talento. Ecco, cosa può fare un giovane italiano per avvicinarsi a queste discipline e per guardare al mondo del talento e della creatività in un modo nuovo? Quando Anthony venne a visitarci in Accademia la prima volta, veramente si complimentò, perché la qualità del lavoro creativo italiano è veramente, veramente ancora in grado di essere stupefacente, di meravigliare. Questo paese è ricco di cultura, ricco di talento, e noi italiani possiamo dare tantissimo, come abbiamo sempre fatto anche nel passato, a questa industria. Quindi lo scopo è di riprenderci in mano la nostra eredità di artisti, ovviamente poi in questo complesso a maggior ragione, e di trasportarla nelle nuove tecnologie. Quindi Anthony ci farà da ponte fra il modo di produrre in America per collegare la loro capacità produttiva alla nostra geniale capacità artistica. Quindi questo è il focus principale. C'è tanto da fare in questa industria, ci sono capitali molto molto grandi, c'è tantissimo lavoro, è un sogno che non è così lontano. In realtà noi di Hive abbiamo già contattato moltissime persone, abbiamo circa 350 studenti l'anno. Questi ragazzi vengono da tutte le regioni italiane e hanno come scopo quello di sfondare, cioè di dimostrare quanto sono bravi e quanto sono capaci. Ecco, ogni volta che finisce il vostro corso, i diplomati si rivolgeranno a quale industria e a quali porte andranno a bussare? Certamente, noi abbiamo ogni anno tantissimi videogiochi che vengono prodotti da nostri ex studenti. Alien Isolation appena fatto, abbiamo tantissimi altri giochi come per esempio la Ubisoft Singapore, Ninja Theory, Codemaster, Black Rock Studios, quindi tutte le major AAA del videogioco ricevono i nostri studenti. Quando noi cominciammo la nostra accademia fu veramente un'avventura meravigliosa, nessuno credeva che in Italia potesse essere fondata una scuola del videogioco in grado di formare risorse veramente utili. Siamo arrivati al 10° anno con 6 titoli internazionali sfornati, all'interno dei quali c'è sempre uno studente Hive. E questo penso sia il risultato più bello di 10 anni di sforzi giganteschi. Un messaggio ai giovani che tanto parlano, praticano il digitale e magari sono un po' disorientati? Bisogna informarsi, Google, il motore di ricerca, ci dà tante risposte utili, I sogni sono a portata di mano, basta avere disciplina, volontà e insistere senza mollare mai.
Beh, io penso che voi siate stati molto bravi a insistere, perché avere Anthony Christoph alla testa e alla guida dei vostri corsi è un risultato veramente straordinario. Veramente sì, noi siamo contentissimi non solo di Anthony e della fiducia enorme che ci dà, ma di tutti gli altri maestri americani che si stanno avvicinando. Cito anche Jim Moore, che ha fatto Dead Space 2 e 3, Lucasfilm, LucasArts, tantissime produzioni importanti, Michael Hampton, Nathan Fawke, tutti i master gestiti da big dell'industria che tornano in Italia perché amano questo posto, amano questo popolo e sanno che qui c'è una miniera d'oro vera da cui prendere talenti per fare tantissimo. Noi vogliamo, il nostro prossimo sogno è quello di rilanciare l'industria della creatività digitale in Italia. Bene, Luca De Dominicis, Accademia Italiana del Videogioco. Grazie Luca. Grazie Raffaele.